5 anni di attività sul sociale della Regione, è il momento di fare un bilancio, di farlo però con un momento di condivisione con le associazioni, una festa del sociale. Assessore Pietro Quaresimale, lei ha voluto proprio questo per chiudere questi 5 anni. Sì, ho voluto fortemente questa iniziativa, questo evento, chiamandolo appunto Festa del Sociale, perché deve essere una giornata di festa, perché siamo durante le festività natalizie, quindi voglio augurare a tutti un sereno 2024 e poi fare un po' resoconto di tutte le attività messe in campo grazie a un piano sociale che abbiamo approvato, che ha una somma record di 450 milioni, non era mai accaduto. Spesso le persone fragili, in difficoltà, venivano considerate all'ultimo posto. Io ho voluto battere i pugni affinché rialzassero la testa con fondi speciali per mettere in campo una serie di misure. L'abbiamo fatto e si sono visti i primi risultati, perché siamo riusciti a finanziare tutte le domande di vita indipendente, fondi per il caregiver, che è quella persona che assiste la persona disabile che appunto non ha possibilità di andare più a lavorare. Lì vogliamo per il futuro dare anche le garanzie di un trattamento previdenziale, ma anche fondi per le cure dei malati oncologici fuori regione, e soprattutto abbiamo previsto un fondo speciale per l'autismo, che prima rientrava nella non autosufficienza. Invece, siccome si tratta di casi in crescita, sono tanti i ragazzi appunto che soffrono questa patologia, vogliamo aumentare, così come abbiamo fatto, lo faremo anche per il futuro, questo fondo. E poi i nuovi strumenti che metteremo in campo è l'aumento del fondo per la povertà, perché sono tanti i casi e tante le famiglie che con la pandemia, la guerra, la crisi energetica hanno purtroppo accusato delle crisi economiche, e quindi vogliamo andargli incontro. Così come vogliamo continuare con Abruzzo Include, in cui al momento abbiamo finanziato tutti i fondi, ed è quella misura che permette alla persona disabile in difficoltà di entrare nel mondo del lavoro, per non parlare poi delle barriere architettoniche, che sicuramente ci stiamo lavorando con Green Ability per rendere aree verdi e giochi inclusivi. C'è tanto da fare, abbiamo fatto dei buoni passi in avanti, dobbiamo continuare a lavorare, logicamente confrontandoci, come lo faremo oggi qui a Roseto, con le associazioni, i genitori, le parti sociali, che poi sono il front office e sanno quali sono le criticità, che ci permettono istituzioni di intervenire tempestivamente. Ma questa somma così importante ci permette sicuramente di mettere in campo delle misure idonee per far sì che in Abruzzo nessuno rimanga indietro. All'incontro sono intervenuti anche i funzionari del Servizio Programmazione Sociale del Dipartimento Lavoro e Sociale, Salvatore Gizzi e Marzio Maria Cimini, e il referente dell'assistenza tecnica per il Piano Sociale Regionale, Massimiliano Esposito. L'evento si è concluso con lo spettacolo Fuori Posto, ideato dal cantautore teramano Luca Strappelli, con protagonisti persone che semplicemente hanno messo in scena se stesse e le loro storie di discriminazione.